Grazie a tutti i militanti e i sostenitori della Lega per quello che hanno fatto. I numeri che abbiamo davanti sono abbastanza evidenti e al di là delle forbici o delle previsioni credo che siano immodificabili e quindi non penso possano essere ribaltate alla luce di un vero e proprio conteggio delle schede elettorali. Da una parte devo prendere atto che comunque i sì sono largamente prevalenti, anche su due quesiti che erano abbastanza controversi e ostici dal punto di vista dell'impatto mediatico, che superano comunque il 50% e con alcuni quesiti si raggiunge il 70%. Quindi se si fosse trattato di elezioni amministrative, questa sera avremmo festeggiato un sindaco della giustizia giusta. Purtroppo siamo a fronte di un referendum che prevede un quorum che non abbiamo raggiunto. Mi spiace, comunque ringrazio quelli che orientativamente da una prima valutazione sono intorno ai 10 milioni di cittadini che hanno partecipato con un sì o con un no, ma comunque hanno dato un'attuazione al diritto dovere del voto previsto dall'articolo 75 della nostra Costituzione. Spiace rispetto a una serie di concause che hanno portato secondo me a questo risultato, non ho il minimo problema a dire che secondo me c'è stato veramente un complotto che abbia agito con singoli soggetti magari non in forma associativa o collegati, ma ciascuno ci ha messo del suo perché questo quorum non potesse essere raggiunto.